Wild Vlog ciacuno. Allora, l'ispirazione per Wild è venuta dal film Into the Wild. Diciamo che quel film ci è arrivato in un periodo abbastanza significativo, almeno per me. Subito dopo ero molto, molto preso dalla storia di Christopher McCandless. Sono messo a casa, mi ricordo ancora, ero sul divano. Mi sono usciti questi paio di riff che sarebbero diventati poi l'inizio e la fine della nostra opera, diciamo così. L'unico problema è che tra di loro avevano delle tonalità diverse, addirittura dei BPM diversi, e in realtà non sapevamo come metterli insieme. Un'altra parte difficile poi nel mentre della creazione del progetto è stata unire le varie sezioni, anche perché dovendolo allungare, volendo dire molto, serviva tempo, ecco, e quindi unire pezzi diversi anche con magari tonalità differenti, diciamo, ci ha messo molto alla prova, e vediamo un po', ci direte voi com'è venuta. È stata una fortuna il fatto poi di aver scelto di non seguire la canonica forma canzone, strofa, bridge, ritornello, perché effettivamente questo ci ha dato una libertà in più, anzi direi un'estrema libertà, perché non c'era un giusto o sbagliato, non c'era delle regole o un qualcosa che avremmo dovuto seguire come canovaccio. Sapevamo che c'era questo riff e dovevamo arrivare a quest'altro. E tutto quello che c'era in mezzo era completamente libero, completamente nostro. Gli unici limiti che abbiamo riscontrato sicuramente sono stati quelli di tipo tecnico-qualitativo, perché da completi neofiti del settore era difficile mettersi in mezzo e creare un'opera così mastodontica. Per esempio, per registrare le voci abbiamo usato un microfono a gelato dinamico, e in realtà come antipop usavamo questa fedra del cuscino, famosissima fedra del cuscino nostra. Fondamentalmente Wild è stata costruita e realizzata con un microfono a condensatore e un PC. Ci ha fatto cambiare anche modo di vedere le cose, soprattutto modo di vedere la musica. Non solo suonare il proprio strumento, ma guardarci intorno, guardare l'ambiente circostante e osservare non solo degli oggetti comuni, ma dei veri e propri strumenti. Infatti abbiamo utilizzato qualsiasi cosa ci capitava sotto mano, come delle bustine di zucchero, delle valigie da viaggio. Perfetto. Ma sto registrando? Com'è andata? Mi sono macellato le costole. Dei bicchieri di cristallo. Eccellente. Bene, siamo qua giusto per registrare, anzi campionare, i nostri bicchieri di cristallo. Dobbiamo guardare in modo che questa diventi un La. In teoria questo dovrebbe essere un Do diesis, una terza sopra. Questa è la quinta. Quindi Mi. Che però non suona la mazza. Mentre questa sarebbe la quarta, quindi un Re. Proviamo un po'.
A vedere cosa succede se li registriamo con il nostro microfono condensatore, il Rode NT1. Ops. Ecco, con queste piccole gocce che sono andate a cadere sul tavolo, avremmo già perso dei centesimi di intonazione. Boh. Addirittura abbiamo simulato dei passi nella notte con dei fazzoletti. Sarà una figata. Prova a camminare in 3 secondi, cammini. Perché sono così spompi? Sento il snack snack della ciabatta. Cadendo anche buttandoci per terra noi per far dare l'idea di una caduta più vera possibile. È stata abbastanza divertente questa parte. E devo anche non avere il fettone. Ma non ti fai così? Il fettone lo voglio fare. Con la rincorsa. Facciamo dei take. È questa più stupida che abbiamo mai fatto. Cazzo, c'ho la collanina. Cadere è più faticoso di quello che pensavo. Ok, adesso provo a collare in corsa. Oh cazzo. No, ho dato una manata. Ancora? Scusa, sono i riflessi. Cazzo. Vai, l'ultimo, mi sto facendo male. Ah, di cosa ne pensi di questa? Sono fatto malissimo. Povero. Ma tutti gli altri. Dai, allora. Hai preso delle belle take. Ma penso di sì. Come pensi? Sicuramente è meglio farne. E soprattutto, come dicevo, ci ha fatto cambiare la nostra visione della musica. E direi che siamo maturati appunto musicalmente. Ed è un processo irreversibile quello che ormai si è scatenato. Ormai vediamo la musica ovunque. Ed è un po', secondo me, l'eredità di Wild che ci rimane personalmente. Questo progetto in realtà ci ha messo molto alla prova, perché partivamo con, diciamo, con un progetto che era più grande di noi, e trovarci alle prese con questo progetto è stato davvero stimolante. Secondo me è anche possibile notare la nostra crescita sia musicale che anche proprio personale in Wild. Per me è stato un gioco e quindi è stata realizzata un po' a tempo perso, quindi ci vedevamo la notte, fondamentalmente cerchiamo di lavorare più ore possibili, addirittura tutta la notte, solo salutare il nuovo giorno con uno strumento aggiunto in Wild. E si continuava a rielaborare tutto quello che si era già stato fatto, quindi a modificare una parte, a modificare quell'altra, no, questo è troppo vuoto, aggiungiamo strumenti, e probabilmente saremmo andati avanti all'infinito se non ci fossimo imposti un release date. Allora ragazzi, benvenuti a questa preview di questa batteria che ho appena finito di scrivere. Allora, come avete potuto sentire, la batteria è incredibile, impressionante, ma chiediamo un parere a un esperto. Ecco, Manny, cosa ne pensi? Ti è piaciuta questa batteria? No. Ho capito, va bene. Grazie per questi consigli tecnici. Il mixaggio si è rivelato piuttosto duro. Per la conclusione dei lavori abbiamo chiesto a Faso del Phaser Studio di mixare per noi le tracce che bene o male avevamo già tentato di fare, e nonostante non ci confidassimo per niente ha fatto alcuni miracoli, devo dire. E ora dai, diciamo che per essere una roba che è partita completamente in casetta, sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto. Forse per tutti questi motivi abbiamo tardato tantissimo nella realizzazione, le tempistiche sono state veramente lunghe,
penso che ormai ci stiamo dietro da 3 anni. La stessa Wild sta crescendo con noi. Volevo anche parlarvi della cover, ce l'abbiamo qui. Io e Andrea ci siamo messi qui a praticamente disegnare su questa tavola con china, tempere per vetri, acquarelli, qualsiasi cosa ci capitava sotto mano. È stato figo perché ci siamo divertiti un sacco ed è stato bello crearla proprio con le nostre mani. Wild ha una storia. Una storia molto particolare, una storia allegorica, ma una storia che piano piano abbiamo costruito e che sentiamo ogni volta che ascoltiamo Wild. Innanzitutto, per definirla, secondo me la migliore opzione è: Wild è una colonna sonora, è la colonna sonora di una narrazione, in realtà, essendo tecnici, di un cortometraggio che però non esiste. Anche per capirne bene le suddivisioni è importante che spieghiamo il percorso che si deve fare quando si ascolta Wild e ciò che ci si deve immaginare. Per comodità abbiamo diviso Wild in 4 grandi sezioni, come avete visto, che sarebbero Wake Up, Into the Wild, Lost in the Dark e Dream of a New Day. In realtà le vere sezioni di Wild sono parti di una giornata. E questo perché il viaggio allegorico si svolge più o meno in una giornata e quindi le varie parti del giorno scandiscono il viaggio vero e proprio del nostro protagonista. Ci sono molte analogie, anche se vabbè fa un po' ridere farle, però con la Divina Commedia assolutamente, perché si tratta comunque di una storia semplice, lineare, anche se surreale, di un uomo che intraprende un cammino in qualcosa, in un luogo che non esiste, ma che in realtà è allegoria di mille altri significati. L'intro è la nostra ouverture, quindi c'è la presentazione del tema, sia musicale sia della storyline. Volevo rappresentare musicalmente una totalità, quindi abbiamo optato per mischiare un sacco di voci e in aggiunta alla fine dei rumori urbani o comunque come se idealmente potessimo accostare l'orecchio al pianeta Terra, cosa potremmo sentire? In ogni caso questa è la trama. La prima sezione è l'intro. L'intro rappresenta un incubo, l'incubo che sta vivendo il nostro protagonista, che è un uomo che in quest'incubo mischia nella sua testa immagini e rumori della vita di tutti i giorni, della vita civilizzata, della vita un po' alienante, di cui si è parlato molto per tutto il Novecento. È stato bello poi poter chiedere ai nostri amici se avessero qualcosa da dire, poterla registrare in Wild, possibilmente in più lingue possibili. Quindi si è venuta anche a creare una piccola comunità, è stato molto molto bello. Guarda che si registrano. Questo è perfetto per i bloopers. Fai il canto dentro la moda. Ah? Entra al mondo. Ah, sì. Entra dans l'autre monde. No. Adesso dobbiamo arrivare tutto. Tutte queste immagini e questi rumori si sommano e diventano insopportabili, a tal punto che l'uomo si sveglia improvvisamente da questo incubo. Però quando si sveglia non si trova più nel suo letto, ma si trova in Wild, si trova in un mondo selvaggio nascosto che non aveva mai esplorato prima, qualcosa di ovviamente surreale. Il mattino si apre con un arpeggio di piano. Idealmente ci piaceva pensare come se fosse una piccola pioggerellina, quindi delle piccole note sottili sottili per dare l'idea di magia. Abbiamo usato anche delle scale modali, quindi verso la fine abbiamo delle scale lidie, nel mezzo un'armonia dorica, e abbiamo preso influenza dalla musica ambientale, quindi con dei sintetizzatori, anche della beach music, sempre per dare questa idea di soffuso e magico. La mattina è la sezione dell'esplorazione. Il nostro protagonista comincia ad esplorare questo nuovo mondo selvaggio e non è
né felice di averlo trovato, né spaventato. Il pomeriggio invece è la festa. Nel pomeriggio ci sono probabilmente più strumenti di qualsiasi altra sezione. È stata concepita a canone, infatti gli strumenti si aggiungono uno dopo l'altro. Il tema di Wild è stato inventato proprio in questa sezione, con il solo di sax, che poi abbiamo cercato il più possibile di spalmare in giro per tutta Wild. Non so se sia possibile ricordarsi o identificare tutte le volte in cui è stato posizionato. Alcune volte è nascosto, alcune volte è demonizzato, però è dappertutto. Ed è bello che ci sia questo filo conduttore in tutte le sezioni che sono tra di loro così diverse. Il pomeriggio è la sezione in cui il nostro protagonista più gioisce per questo nuovo mondo che ha trovato e per il contatto con la natura che ha stabilito durante questo primo periodo della giornata. E infatti, come si sente, il pomeriggio è insomma la sezione della felicità, della danza, della gioia del mondo selvaggio. È la piena accettazione della natura selvaggia dell'essere umano. Poi arriva la notte, piuttosto violentemente, con questo violoncello pesante, e si porta via tutta l'euforia del pomeriggio e entriamo subito nella foresta più oscura. Effettivamente si sente anche musicalmente questo tipo di sapore piuttosto aspro, per via del fatto che è costruita su accordi di tritono, quindi dissonanze, e poi le voci un po' stridere, un po' recitate, un po' indigene, danno l'idea di selvaggio, ma il selvaggio che fa paura. La gioia se ne va, la danza smette e l'uomo comincia ad avere paura per la sua vita, perché dovunque si trovano pericoli della vita selvaggia, e l'oscuro e la paura è quello che si trova anche dentro di se stesso, e quindi viene inseguito da non si sa bene una cosa, una bestia, una belva più interiore, che però simbolizza anche tutti i pericoli della vita selvaggia, secondo l'interpretazione. Viene inseguito da questa bestia, corre, e a un certo punto inciampa, cade a terra e viene raggiunto da questa bestia. E allora, quando capisce che tutto è finito, nella più grande disperazione, caccia un urlo, ed è così che c'è il breakdown. Quindi è assolutamente una rappresentazione di disperazione, di coscienza della morte anche. Come tutto, anche la notte finisce, l'uomo rimane illeso, nonostante la bestia l'abbia attaccato, e quindi quando sorge il sole comincia assolutamente un nuovo giorno. Dopodiché io ho chiesto a Manny di fare qualcosa, sempre molto magico, ed è stato fantastico. Veramente, quando poi si è messo al pianoforte e ha suonato queste cose, eravamo senza parole, perché era quello che cercavo. La sezione orchestrale di quel pezzo non è altro che una rappresentazione del sorgere del sole e del filtrare dei raggi nelle prime nuvole. È ormai formata in lui una certa consapevolezza di se stesso, della natura selvaggia, di quello che dovrebbe fare, di quello che dovrebbe essere forse. Però è una cosa che lasciamo più che altro all'ascoltatore. Per me questo tipo di sequenza consiste in una presa di coscienza di quello che il protagonista è davvero, quindi si è guardato molto nel profondo e capisce chi è veramente. Arriva finalmente un nuovo giorno, un altro nuovo giorno, pieno di luce e pieno di gioia, e allora, quando comincia il vero e proprio riff, inizia a correre verso questo nuovo mattino. Infatti nella sessione successiva, che è aperta dal riff di chitarra, che è quel famoso riff che Manny aveva portato all'inizio di tutto, ti dà l'idea di corsa, ti dà l'idea di sprint finale e di libertà estrema. Quindi Wild si chiude, diciamo, in questo tono di euforia e di entusiasmo e di felicità. Questa è più o meno la storia. Non sappiamo né se tornerà e non sappiamo cosa ne pensa di questa avventura, però sappiamo che è stata un'esperienza fantastica.
Per me Wild è un viaggio introspettivo alla ricerca delle dimensioni più primordiali dell'essere umano. Un guardarsi dentro e lasciarsi alle spalle tutte le sovrastrutture, tutte le maschere che siamo costretti a portare in giro ogni giorno e vedere cosa rimane. Probabilmente non saranno cose solo belle, infatti la notte fa piuttosto paura, però sono sicuro che davvero in questa condizione siamo liberi. Non ha senso ascoltare Wild a spezzoni, va piuttosto assaporata dall'inizio alla fine, come un viaggio appunto, prendendosi il proprio tempo per ascoltare e ascoltarsi. Per me Wild significa vivere senza la presenza del tempo, vivere senza la presenza dell'ora. Sicuramente estraniarsi da tutto il mondo che ti circonda, dal punto di vista proprio sociale, dal dover trovare un lavoro, mantenersi. Sì, Wild è non dover mai rincorrere il tempo che ci sfugge, ci passa fra le dita, non riusciamo mai a afferrare, non riusciamo mai a raggiungere. Godersi appieno il proprio momento, senza mai dover pensare troppo al futuro, senza mai dover guardarsi dal passato, dover vedere, caspita, che cosa sto costruendo. E godersi appieno il tuo momento che è adesso. La mia domanda è, l'uomo può essere felice civilizzato? O forse è un errore vivere così? Forse dovrebbe vivere in modo selvaggio? Esiste la felicità oppure è un costrutto che abbiamo fatto noi, un concetto che abbiamo fatto noi? Percorrendo Wild, l'allegoria dell'uomo sta a mostrare i pregi e i difetti della vita selvaggia. Però la parte che preferisco è quella delle contraddizioni, quella della notte, perché lì ci sono tutti i contro della vita selvaggia: la catena alimentare, le malattie, la mancanza di cibo. E sono queste le vere e proprie contraddizioni, quelle insomma a cui magari non si pensa quando si pensa alla vita selvaggia, perché può sembrare tutto fantastico, però gli animali vivono tutti i giorni questi problemi, fanno una vita incredibilmente incomprensibile per noi esseri umani. Però questo può essere qualcosa di fantastico o di terribile a seconda di come la si pensa. Quindi sì, più o meno questa è la mia interpretazione. È giusto vivere da uomini, dovremmo vivere da Homo sapiens. Buona.